dai, fratello. Cioè, comunque, cioè, se mi parli di strada nei testi e non capisci che quelli vanno i Ma sordi. io lo so che vanno i soldi, ma dai, mi dica a te a me se poi stanno nel mio programma, per quello come la vedo io. Il problema sai qual è? Il problema Business. è che invece ne devono parlare perché stiamo a parlare di musica, capito? Me ne frega un cazzo, E poi ti fratello. faccio dire una cosa, sono le major che sono altre persone che stanno in alto che decidono per noi. Perché SM È Magazine non è chiaro. nient'altro che di carica, che penso, no? De chi è, scusa? Sì, insieme a Gali, però. Ok, quindi decidono delle cricche di persone, Ma delle fate una lobby. cosa privata proprio, non è che si chiama Trap Italiana Non è più di Magazine. Ma io Gali, col non è più cazzo di che te Gali. parlo. Non è che è il sindacato, capito? Te lo Ma io col dico cazzo che te parlo, io me ne faccio una mia, che si chiama Flash Boy. almeno. E infatti quello devi fare, ognuno si dovrebbe far suo, quello è il Bravo, punto. Eh sì, ok. il discorso è Però allora, quello. poi tutti questi rapper grandi, che poi dopo hanno visto che hai Ghana Do Up, Kediana Do Up, Saitana Do Up, Saitana Do Up, Sfera, Mendo, tutte le nuove generazioni, bla bla bla, via dicendo. E poi dopo tutti a fare, ah però fanno artisti, cioè poi dopo tutti questi ragazzi, la maggior parte hanno fatto con tutti i più grandi rapper che te mai hanno Chiaro, conosciuto. chiaro, Ma questo sì. meccanismo c'è anche in America, che c'è A è quello famoso così che e funziona poi esce il mondo. quello, diciamo, medio famoso e Adabla, fanno il feat. senti un po', ma tu ricordi che ti ho detto io a casa mia? Tante cose io ho sempre detto, magari mi succedeva a me a 20 anni quello che vi è successo a voi. Sono l'uomo più felice della terra. A te Vabbè, è successo Fabio, perché non hai tu a lavorato. 20 anni non devi arrivare, anche tu volevi arrivare, tu ci hai messo tutto l'impegno per non arrare. Capito, fratellino, sono tante sfortune. Cioè, hai avuto tante sfortune, però certe volte ce ne siamo creati pure da solo, dai. Se ne siamo creati da soli. Dai, Ma no, guarda, bravo io tu. lo posso assicurare che ho problemi pure io, mica, ho 26 anni, comunque, cioè, non posso raccontare pure la mia storia, ma pure io ho un sacco di cazzi miei, delle problemi, pure se sono ragazzo giovane, ho 26 anni, non me lo sento 40. Perché quando apro il telefono c'è 800.000 persone che ti guardano il profilo e si fanno i cazzi tua e esci di casa. Guarda che a me, cioè, a me fa piacere quando le foto ti fanno, ma Va bene io un po'. è sempre in giro il culo, cioè comunque sbaglio di, perché Un comunque po', sei sempre in giro e poi c'è chi non si sa comportare, perché però deve io, no, io stare. non la penso come te, però, Gabri. No, Noi aspetta, abbiamo io lo penso solo. che questa cosa la faccio in cuore, però le persone a volte neanche sono educate, quindi per me questo è un lavoro. Io poi la foto me la faccio sempre, però c'è chi te fa, oh, fammi una foto. E Vabbè, vabbè, quello certo, è un altro discorso, quello è un altro discorso. no, Allora, una persona che non è famosa, allora no. ascolta, Per me, allora, cioè, io è stavo dovere nel tuo. tempo. Aspetta, aspetta, Michel. Scusa, È parlo, dovere parlo, parlo. tuo, fratelli, allora, è dovere tuo, se sei cattivo manca di rispetto, è dovere tuo. E Spiegare. fai, sì, perdi quei 5 minuti in più, gli dici, Io la ma metto pure io così, Galla, sì, ma pure io. la penso pure io. Però questo non è una critica a come tu comporti a fan, è comunque tu e noi abbiamo i nostri cazzo dei problemi, Ho capito, ma noi grazie a il loro. pubblico ogni tanto ci vede come dei giocattoli. No, Benny, noi se stiamo qui a parlare, grazie a loro, regà, perciò io non la penso Va così. bene, ok, però regà, ascoltate che prima vi fanno insultavo male. Ecco, tutti. lo viste, tiglielo su, senti che ha detto ciò, Ricalla, senti che ha detto ciò. Come si dice, guarda, raga, voi per tanti, tanti persone siete un idolo, Eh no? certo. Esatto. E questa gente si pensa, oh Dio, ho visto quel mio idolo, no? Se si comportano male, cioè il problema è che voi siete quelle che fanno la pubblicità di voi, no? Allora voi vi dovete comportare sempre bene, anche se non state bene. E questo è il problema di Certo, mentalità. è Il quello, problema di certo. E poi ritorno però il tema, cioè, voi siete voi e lo è fate quello. benissimo, ma lo fate benissimo fare stellare, parlare come siete davvero voi, perché voi siete umani, avete una personalità, avete un cuore, avete tutto di tutto, e voi non siete altro che altra gente, solo che voi ispirate, vi fate un Perché ispiratore altri. Fate benissimo. Non lasciate sta gente tirarvi in giù, cioè lascia stare sta gente che vi tratta male. Tipo social boom, vaffanculo social boom. Vaffanculo, dai, vaffanculo. Vaffanculo, social. Buona Se, come cultura che social. sei? Eravamo da boom. Perché di che social? C'è una cosa da dire. Allora, è super pubblico. La gente, diciamo, virgolette, comune riconosce gli artisti che, diciamo, sono indipendenti e che ha dietro comunque un team che gli fa le cose. Esatto, guarda, poi Bella.
Diceva ad esempio, c'è chi è nato dentro l'etichetta e c'è un gruppo di 10 persone che gli organizza gli outfit, gli organizza i video musicali, gli organizza gli shooting, gli organizza tutto quanto e alla fine loro non fanno un cazzo, mentre chi è indipendente deve farsi il video, organizzare location, pagare chi c'è dentro. Ma chi è indipendente però se abbiamo pure due soldi, penso, cioè comunque con tutta quella gente che lavora. Però comandano le major, io te lo parlo per esperienza. Esatto, comandano le major perché se però io lo metto in braccio un culo e non fate fai soldi, non li fai, frate. Frate, aspetta. Se tu fai no. Stanno i gambas, tu sì, stanno sì. Le playlist, se tu non conosci quello che ha barba e te le playlist, rimani lì. Chiaro, bro, però ci sta pure un altro mondo, cioè non esiste solo quel mondo là che conoscete voi, fidate, la musica c'ha mille ramificazioni e non esiste sfaccettature. Sì, ma non esiste solamente fa gara su Spotify a chi sta una playlist, chi c'ha la copertina. E come fai soldi? Se come? Raga, se fanno mille altre cose. No, quel giro là invece secondo me è una fregatura, cioè i soldi là non li fai, là è tutta apparenza. Probabilmente cioè. Sì, però c'è pure chi ce li fa. Sì, ma ce li fa uno su, tu ne vedi 100, uno vedi i soldi, l'altro 99. Ma io li facevo tanti con live, poi mi hanno carcerato, mi hanno carcerato, mi hanno messo gli arresti domiciliari, purtroppo. Però scusami un attimo, tu mi volevi dire che te, comunque, con i social in mano, senza uno staff, non riuscivi a rimediarti da sole le serate e a fare da solo, cioè... No, io riesco a fare tutto da solo, io vado a tutto il mio manager, un'altra testa che lavora, perché è troppo... Secco, tu c'hai un'altra mentalità. Io sono il manager mio. Bravo. E lui, Secco è più old school, mi ricordo. Ma no, è troppo diverso da Gabriele. Ma perché? State buoni, lei è troppo diverso. No, oh, è troppo diverso, fratello. Frate, e Secco si è fatto un botto di quell'esperienza che nessuno te lo si è fatto. C'ha un'altra testa, mister. Il cervello è la differenza. Da destra e sinistra. No, ma sentila. E lo sai della merda che c'è intorno, capito? Cioè loro comunque sono più giovani di me, io da loro ero convinto di tante cose. Internet, queste cose, via le cose. Di che? Cosa è come dite voi? Tutti cioè, sono interessati di voi. Avere tutta questa visibilità, vi assicuro che devi gestire 300.000 cose, devi gestire pure un sacco di pezzi di merda. Frate, ma io comunque pure ho visibilità, non è che ho 11 follower. No, non lui sta parlando in generale, Secco, in generale sta. Okay. Io quando sono uno più io ho filmato con un record di una piotta a 23 anni. Ok. Una piotta 100.000 euro ha dato. Una piotta, che cos'è che cazzo vuol dire per me? E c'erano tutti i soldi mia, calcola quelli. Sono tutti i soldi mia quelli. Fai conto che ti ho pagato da Dio più di 100.000. Famo così. A me non sono finiti i soldi, hai capito tutti i soldi di quando facevamo le cose politiche, non sono finiti. Ah, ho preso... dato una piotta. Una piotta, tutti i soldi da sui. Ma che menamo se abbiamo da due piotte, una piotta la no, vabbè, io mi ne dispiace una cosa. Mi dissocio veramente. Non ne ho idea, comunque, anzi a me mi ha dato una gran mano, comunque, sono rimasto in su e poi ho qua. Oh, c'è i microfoni, regà. Galla, il microfono. Volevo questa cosa che, comunque... tutti, tutta quella fama, tante cose da fare, perché te per essere competitivo ormai di fare grafici, di shooting, gli outfit, come stai in mente, 300.000 cose che io non ce la faccio, in più con sardi in mano, ma pure fuori di testa, bravo, perché poi parlando degli altri, conto è che dici cioè, vorrei fare 50.000 euro, conto è che ce l'hai qua. Ma Gabriel, guarda che tu sei un artista, no? Tu non devi fare mille cose, cioè organizzare tutto, questo è un lavoro per altri. Esatto, tu sei arrivato dove sei arrivato. Non so qua organizzare. Esatto, brava, esatto, sei un artista. Altre persone, quindi crea anche lavoro per altre persone. Questo è vero, però sei come... Lo so, però io sai che è il discorso, io per tutto ho avuto esperienze che etichette discografiche, key management, e dopo 3 ore che ci parlavo capivo che ero io che gli devo consegnare loro il lavoro. Quindi in toto il 20-30% se ne so più io di te. Bravo, ovviamente pure io. Però capisci, è differente proprio la cosa. Io dopo la mia esperienza ho capito come funzionava un po' questo mondo. Ovviamente okay. Non è che nessuno fa nulla per te. Sì, all'inizio non è tosta capire. Questo è chiaro, bravo, è la regola della vita purtroppo. Cioè, sì, purtroppo, per fortuna, chiamala come vuoi. Per il resto, adesso sto uscendo sotto Sony per dei singoli, ma perché ne ho bisogno di uscire sotto dei singoli. Vabbè, scusate, perché è difficile. Ma in poche parole, che cazzo tocca fare?
tu devi tanto conoscere e basta. Allora, il punto è che sono artisti e sono bravissimi, raga, voi siete bravissimi, siete artisti, siete arrivati a questo punto da soli, alla fine nessuno